Ferri. Prendi il cane. Prendilo tu. No, no, così. Ma dove ce l'avevi il cane? Dentro? Dentro. Non, si può, cioè, non si può stare là qua sotto. No, no. Vuoi parlare? Perché cosa? Ti devo parlare. Perché ti dovevo chiamare. Vorrei andare all'ospedale. Come sta, signore? Come no, sta? No, no, adesso mi... Ma si è ferito il cane? Lei no. Come sta? No, i cani no. Lo vedo sotto shock il cane. Bastardo. Quelli si portano con la museruola, non si può. Questo non è un cacatoio, uno sgambatoio per cani, il campetto. E neanche. Vabbè, non facciamo polemica, non faccio con te tu con la polemica. Come state? No, è che ho battuto la testa io. Vuole che chiamiamo l'ambulanza? Sì. Vuoi che chiamo l'ambulanza? Ci sediamo alla panchina e prendo un bicchiere d'acqua. Sediamoci alla panchina e prendo un bicchiere d'acqua. Venga, venga, venga. Sì, non vuoi andare a mercare? No, no, sta con me. Vero, ho preso due, uno a te e uno al cane. Sì, Gio, metti, vieni qua, vieni. Atos. Solo per forti. Atos. Tieni, spari di tutto. Mangi. Aspetta, vai. Vai. Davvero, vuoi bere? Vuoi bere ancora? Perché l'ha morso. Eh? Ti preso bene, perché l'ha morso. L'ha morso. Vabbè. Lui l'ha morso. Atos, vuoi l'altra? No, l'ha fatto bene, sì. Vai, vieni, vieni. Questa è la prima volta. Sì, però sai qual è il problema? Il problema è che queste cose possono capitare in qualsiasi momento. E ecco perché bisogna mettere la museruola, bisogna tenere la guinzaglia. No, ma io ce l'avevo dentro. Ma dentro non si può stare qua. No, no, non ti preoccupare. No, no, io mi preoccupo. Se ne vuoi parlare, tanto ti dovevo chiamare. Vedi, io mi preoccupo perché qua dentro non si può stare. Tanto ti dovevo chiamare. Cioè, no, qua non è uno sgambatoio. No, perché... è uno sgambatoio. Allora, il recinto rotto, i sì. Palloni escono. Allora, il recinto rotto. Hai ragione che non è uno sgambatoio. Ma lì il cane esce. No, hai ragione che non è uno sgambatoio, hai ragione. Ma nel momento in cui faranno lo sgambatoio per i cani andremo noi là. Sai che hanno fatto? Allora, il fatto che non c'è non significa che tu possa usare questo come sgambatoio per i cani. Quello voglio cercare di spiegare. Allora, io so che stanno facendo una struttura, un giardino, vicino alla banchina, qua, al castello. Okay. Allora. Quando la faranno là, andremo là. Ho capito, ma adesso, nel frattempo non puoi venire qua. Posso venire, perché ma io... Ma no, ma perché poi succede questa roba qua? Questo è successo. Ma... Questo perché? Non è un modo per... Allora, è chiaro che non può starci a dormire il senza tetto lo stesso all'angolo là, però che è un campo da calcetto. Ma un non campo è... da calcetto, te lo devono tenere cane, bene. Se lo il cane... Allora, siccome dormono anche là, se il cane si fosse avventato sul cristiano Antonio, che sta dormendo non lo sa... un uomo fortunato, perché oggi ha avuto il servizio pronto. Ma non è il servizio, io stavo facendo altri cazzi miei, cioè non altri è che sono venuto qua a fare il servizio per te. Ma è chiaro che se tu tieni un cane del genere, tanto verrai, nel campo allora, tanto verrai a Bari Vecchia, ti richiamerò dal bar, da Bambolotto, perché stiamo per fare a Natale una cosa micidiale mondiale, a livello artistico.
La stessa di chiacchiere. Non so chiacchiere, allora, ma ti rendi conto che il signore poteva battere diversamente la testa e ci rimaneva secco? Caro Antonio, io non sto sentendo nessuna parola diversa da quella. Hai ragione. Ma sì, ma il problema, se tu avessi trovato un'altra persona, non questo signore così garbato, gli ho detto, sarebbe andato a finire la trina questa storia qua. Siamo qua. È andata bene. Siamo qua. Siamo qua perché giusto, abbiamo chiesto tante cose. Comunque adesso vengono i vigili, non ci fanno più stare con i cani. All'interno. No, perché questo non è uno sgambatoio, questo è un capo di calcetto non manutenuto, abbandonato, fanno lasciato multe, in questo modo, usato, pericoloso, però cioè, i ragazzi vengono e vengono a giocare. No, ma io mi sono posto un problema: se fosse stato che il cristiano dorme là, sta dormendo là, e il cane si fosse... No, ma non sono andato, ma che dici, Antonio? Come no? Perché qua non sei mai venuto? Sì, ma ho visto. Al ragazzo. Io esco pazzo qui, perché non riesco a comprendere questa cosa. No, devi comprendere, sono venuto qui, ho visto lui, il ragazzo qui, e me ne sono andato lì. Lì non ci vado mai perché c'è quel cazzo di buco. E allora, ma pure qui c'è il buco, c'è il buco dappertutto. Lì, là l'ho chiuso, sì. Boh, vabbè, io... Però scusami, secondo te questo è un campo da pallone? Allora, quando vengono i bambini, Sono residente. Perfetto, qua i ragazzi vengono a giocare. Anche se il campo è disastrato, vengono a giocare. Appena vengono me ne vado. Non è che vengo sempre io qua, scusami. Anche quelli di colore che finiscono di... Sì, la domenica. Siccome è un bene per il sociale, non è detto che siccome è libero uno può fare... Io però non ho detto, io ho tutti i tocchi possibili, immaginabili, mi scuso col signore, col cane, con tutti qua e con voi. Non ho detto questo, ho detto soltanto che dove sto io a San Nicola abbiamo bisogno del campetto, perché l'hanno fatto quella schifezza al quartiere Libertà, quella schifezza che io stavo andando lì, ma è già tutto molto sottile, e adesso ho saputo che lo faranno, tu penso che l'avevi già. Sì, ma questo non lì cambia rispetto a quello che succede. Beh, mo di nuovo ho detto che mi scuso con no, tutti. E dico, ok, no, abbiamo apprezzato moltissimo il tuo comportamento. Detto questo, ora hai compreso, come si chiama lui invece? Diego. Hai compreso è che buonissimo. Diego è buonissimo. È solo il cane maschio. Ho capito. Ma hai capito che Diego all'improvviso può avere una intemperanza di questo tipo? Mettiamogli la museruola, anche perché la museruola dovresti mettergliela comunque a Diego, indipendentemente che sia aggressivo o no. Devono portare tutti i cani, la museruola. E appunto, dico, allora, perché io l'altro non giorno lo porto? Sono stato fermato proprio avanti dai vigili, hanno voluto, e la museruola ce l'ho qua. Sì, ma non serve. Che non è che mi hanno detto metti la museruola, hanno voluto solo il chip che ho mostrato alla fotografia. Hanno sbagliato pure i vigili, che così devo dire io? Non è che sto qua a fare il processo. Questi hanno l'obbligo della museruola, sono cani grandi. Io che così devo dire? Non è che ti devo dire, pure lui ha subito... Ma come ha subito? Che cosa doveva fare il cane? Doveva farsi alzannare? E quello è un cane grande. Già è stato questo. No, ma non ti preoccupare, non succede niente. Già è successo questo. Vabbè. Abbiamo da dire. Abbiamo da dire tante cose. Ieri proprio sono entrato nel tuo WhatsApp, perché io sono un fan tuo di Quinto Potere, ti apprezzo per quello che fai. La storia di Lello non è da tutti. Vabbè, lascialo la questa. La fanno anche gli uomini. Quando si prega, non si prega facendosi vedere, si prega di nascosto. Quindi stai parlando con uno che vedi il ragazzo là. Ma non ho dubbi che vieni tu aiuti qua, tutti. Vieni qua. Non ho dubbi che aiuti tutti, ma no, non è questo il fatto. Che cosa ti ho dato io prima? Grazie a tutti. Arrivederci. L'importante è che lei stia bene, il cane e lei. Bene, grazie. Meno male. Saranno che cosa ti ho dato io prima? Fai vedere i soldi che ti ho dato. Ma non c'entra niente il fatto che tu abbia dato dei soldi o che il campo non viene usato, viene usato male. Cioè, non c'entra assolutamente niente con quello che è successo. Non devo fare per forza niente, ma ti sto dicendo che la situazione... Vabbè, noi ci siamo trovati senza alcun preavviso, anche perché non avremmo potuto mai pensare che il cane potesse in qualche maniera azzannare l'altro, uscire... Eravamo qui per fare altro, ma vi abbiamo documentato come vengono utilizzati i campetti della muraglia
No, non finisco, come devo finire? Devi. Camera, dai. Ci vediamo a dicembre, perché sta parlando con un operatore che non ama molto le orecchiette, ma ama l'arte come fine guerra. Ci vediamo tra un mesetto e vi spiego chi sono. Va bene? Lasciamo questo alone di mistero. Eh no, perché non devi far vedere il personaggio. Io sono un personaggio pubblico e ti dico tra qualche mese chi sono. Allora, a maggior ragione. E che cosa sono io come operatore? A maggior ragione. Operatore il per cane i ragazzi. Deve essere tenuto. Chiedi in quanti un certo ragazzi. Ma non è in dubbio quanti questo. Quanti ragazzi iperattivi abbiamo curato? Io sono d'accordo con e te tu, e noi te ne siamo grato, ma non è questo il tu, senso tu, di questa tu, cosa di oggi. Se ti chiamo, vieni? Ma certo, come andiamo davanti dappertutto. A lui. Ma come andiamo va dappertutto, bene? Certo. No. Non ci dobbiamo lasciare con la cosa negativa. No, ma io non... Bene, basta così. Basta così, per ora, è solo per ora, dai campetti del lungomare, è quasi tutto. Sono un po' sotto shock, sono un po' incredulo, ma lo avete visto... No, sotto shock... Ma non dovrebbero, vedi, non ci troviamo cani sul cani, fatto che... pur... E sono così. Cani maschi e cani maschi. Cani maschi e cani maschi. Piccinopoli, dai, per carità, Antonio. Hai ragione. Che no, mi rendo conto che non è. Stamattina. Ma che scoop? Ma quale scoop? Fan, quinto potere, one. Andate tutti su WhatsApp, collegatevi col canale, perché Antonio è number one. Anche Francesco. Tiro, ma è la stessa cosa. Con molta modestia. Ma che c'entra sto fatto con quello che è accaduto oggi? No, tu mi chiamerai per tutto quello che vuoi, ma oggi col sindaco, col sindaco c'entra la passerei. Che meno male se ne andrà. Diciamo, vabbè, Diego, dai. Va. Diego, dai. Oggi ce l'avete. Peccato. Se ci fosse qualcuno. Il problema non è Diego, andiamo. No, se ci fosse.